questa settimana su ANN. Il cappellano del Senato degli Stati Uniti è avventista. Durante la colazione di preghiera del 2 febbraio ha sottolineato l'importanza di pregare per i leader. Oltre 4.000 città dell'Europa orientale sono pronte per il grande impegno evangelistico nella regione. E gli avventisti rispondono con aiuti umanitari uno degli ultimi e peggiori attacchi del conflitto Ucraina e Russia. Questo e altro ancora, a tra poco. Benvenuti su ANN, un servizio della Chiesa Cristiana Avventista Mondiale in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Grazie per aver scelto di seguirci anche questa settimana. Il cappellano del Senato degli Stati Uniti, membro della Chiesa Avventista, ha tenuto il discorso d'apertura della colazione di preghiera nazionale la scorsa settimana. L'evento è ospitato dai leader del Congresso per conto di un'organizzazione cristiana. Tutti i presidenti, a partire da Eisenhower, hanno sempre partecipato a questo appuntamento. Davanti al presidente e al vicepresidente degli Stati Uniti, il cappellano avventista ha dato un messaggio forte sull'importanza della preghiera fervida e costante. Il pastore è il secondo avventista a pronunciare il discorso di questo evento. Il primo lo aveva fatto nel 2013. L'arrivo in Ucraina di dirigenti, pastori e laici della Chiesa, la scorsa settimana, ha segnato l'inizio di uno dei maggiori impegni evangelistici della denominazione per il 2017. La serie fa parte del progetto Coinvolgimento Totale dei Membri e riguarderà 8 paesi dell'Europa orientale: Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Moldavia, Romania, Russia e Ucraina. In programma più di 4.300 incontri nelle prossime 6 settimane. Coinvolgimento Totale dei Membri è un'iniziativa della Chiesa Mondiale nata per incoraggiare i 20 milioni circa di avventisti del pianeta a condividere il Vangelo nelle loro comunità. Gli incontri evangelistici seguono il modello già sperimentato con successo lo scorso anno in Ruanda, dove sono stati celebrati 110.000 battesimi. Il segreto è unire preghiera, studio della Bibbia, impegno sociale e predicazione. In Europa orientale l'obiettivo è rafforzare la popolazione avventista, dandogli gli strumenti necessari per attuare una testimonianza innovativa. Un team di ANN sarà nelle diverse città per realizzare servizi dei luoghi degli eventi. La prossima settimana daremo notizie di ciò che avviene in Romania. Si riaccendono gli scontri Russia-Ucraina da quando è iniziato il conflitto 3 anni fa. La scorsa settimana, in una città industriale ucraina, l'ondata di violenze e i bombardamenti hanno causato diversi morti. Migliaia di persone sono rimaste senza acqua, energia elettrica e riscaldamento, proprio nella stagione in cui le temperature arrivano a 20 gradi sotto lo zero. Anche diversi minatori sono stati salvati perché intrappolati sottoterra. È uno dei peggiori attacchi in Ucraina orientale. ADRA è subito intervenuta negli aiuti umanitari, in collaborazione con la FAO. Ha distribuito alimenti a circa 4.000 persone nelle regioni colpite. Gli abitanti hanno ricevuto pacchi che contenevano viveri per un mese, tra cui cereali, pasta, cibo in scatola, zucchero e olio di girasole. Ci spostiamo in Australia, dove un chirurgo dell'occhio che lavorava in un ospedale specializzato della Chiesa Avventista è stato riconosciuto dal governo nazionale per la sua competenza e l'impegno umanitario. Il medico è stato nominato membro dell'Ordine dell'Australia per il servizio reso alla medicina nel campo della oftalmologia. L'onorificenza gli è stata conferita anche per il lavoro umanitario svolto a livello internazionale, in particolare in Asia e nel Pacifico. Negli ultimi 2 decenni il chirurgo si è recato ben 30 volte nelle isole Salomone, in Cina e nelle Filippine. Nelle isole Salomone ha operato persone rese cieche dalla cataratta perché troppo povere per permettersi le cure necessarie. E ha raccontato: «Sono arrivati guidati per mano e il giorno dopo sono andati via camminando da soli. È questa la gioia principale del mio lavoro. Per me è un privilegio esserne parte». Il chirurgo è anche professore associato di oftalmologia presso l'Università di Sydney. Ora una breve pausa. Ci rivediamo tra poco. Ben ritornati. Riprendiamo il nostro giornale con altre notizie dalla Chiesa globale ed italiana.
La situazione dei rifugiati in Medio Oriente continua a peggiorare. La Chiesa Avventista, tramite ADRA e altri ministeri di sostegno, interviene nell'assistenza ai bisognosi. Un medico avventista parla di situazione critica a Mosul, in Iraq. Per questo gli organismi umanitari della Chiesa hanno deciso di aprire alcune cliniche mediche di emergenza nei campi circostanti. Intanto ADRA lavora con gli sfollati in Iraq, oltre a offrire un riparo e soluzioni per l'acqua potabile, come filtri e contenitori di stoccaggio, l'agenzia avventista fornisce anche kit per l'igiene, che impediscono la diffusione delle malattie. Una delegazione della Chiesa si è recata nei giorni scorsi a Lampedusa per capire come collaborare nell'assistenza dei rifugiati. Nella settimana in cui i grandi dell'Europa erano a Malta per decidere come combattere il flusso migratorio, i rappresentanti di ADRA Italia, AVR, Regione Intereuropea e Op Channel erano nell'isola siciliana per incontrare i migranti e le associazioni che operano nel territorio. Hanno ascoltato i racconti di chi è fuggito dalla guerra, fame e violenze. Hanno parlato con i volontari che lavorano da anni nell'accoglienza per restituire dignità a queste persone. AVR si è resa disponibile a realizzare un internet point per potenziare e facilitare la comunicazione dei rifugiati con le loro famiglie via computer. Vediamo un breve servizio filmato.
La delegazione si è poi spostata a Castel Volturno, in Campania, dove è attivo un progetto di Adra Italia, realizzato con una cooperativa che lavora su una proprietà confiscata alla Camorra e accoglie i migranti provenienti da Lampedusa. Il progetto insegna i ragazzi a coltivare la terra in modo che possano aprire un'azienda agricola quando ritorneranno nel loro paese. Alla fine della settimana di incontri, il direttore delle comunicazioni dell'EUD ha detto: «Abbiamo ascoltato le loro storie, abbiamo pregato e pianto insieme. Vorremmo fare di più. È un dovere morale di tutti. Ci stiamo organizzando». Vediamo un breve servizio filmato. My objective is to come to Libya to find some amount to support my work in Ghana, at Ghana. But because of the situation in the Libya, that's why I passed and came to Italy. From Libya through Italy, we passed by sea. Over there, we saw a lot of things. Because of the church, that's why we have job. Because of the church, today we are proud. Because of the church, every month we can eat, we can pay our rent, houses, and lot bills, and I send a money back to our family back home, those who are going to school. Castel Volturno ha veramente una popolazione di immigrati africani molto ampia e c'è bisogno di costruire relazioni, far uscire fuori dal sommerso tutta una serie di situazioni che accadono a Castel Volturno, che passano dall'illegalità, quella più comune, anche a cose profondamente disumane. Abbiamo bisogno di incontrarci, di dare nomi, cognomi e volti alle persone, di farli uscire fuori da quella macchia di nero e di dargli un nome, un cognome, una storia di vita. E non sapevamo come fare. E di fronte allo scenario di quello che sta succedendo in Italia con l'emergenza, con questo sistema di accoglienza profondamente deleterio al nostro paese, perché non è un sistema d'accoglienza, ma è un sistema che sta scatenando sempre di più forme di razzismo. C'è chi ne cavalca addirittura l'onda facendone diventare partiti politici senza misura. Abbiamo una propaganda sulle nostre reti nazionali da far paura, da epoca prefascista. Siamo veramente in allerta sulla questione accoglienza, sulla questione solidarietà, perché manca l'incontro. In questo sistema di accoglienza hanno dimenticato di far incontrare le persone, di far incontrare gli sguardi, i visi, le persone, le storie. L'emozione, non c'è più nulla. E allora non volevamo stare in questo sistema d'accoglienza, in questa logica sballata delle prefetture, in questo ticket giornaliero, in questi soldi che vanno e vengono che non si capiscono, in questa mafia profonda degli appalti, dove le persone sono considerati lotti e non persone, numero da mettere e non nomi e cognomi e storie da rispettare. Volevamo fare qualche altra cosa ed è stato bello l'incontro con l'ADRA, questa organizzazione non governativa conosciuta tramite la Chiesa Avventista, che ci spiegava di questa piccola comunità all'interno di Castel Volturno. Si tratta soprattutto di popolazione ghanese
che in qualche modo potevamo incominciare a pensare a un progetto diverso, differente, quello di provare a far emergere tutto quello che era sommerso, ridargli dignità a partire dal lavoro. Durante l'estate le persone immigrate per noi era la cosa più importante, sottrarre braccia, mani, menti alla criminalità organizzata, sottrarle al lavoro nero e dargli la possibilità di cominciare un nuovo percorso come se fossero arrivati ieri in Italia. Iniziare dalla formazione e dal lavoro. Formazione a stare in Italia, formazione a stare in questo paese, formazione nella lingua, formazione nelle leggi italiane e formazione nel lavoro stesso. 9 di loro, piano piano, in diverse attività, il rispetto delle regole, il sentirsi parte di una comunità, rigenera speranza per tutti. Qui non ospitiamo solo gli immigrati, anzi, siamo partiti da persone che venivano dalla salute mentale, dalla tossicodipendenza, dalla riabilitazione. E a me piace pensare di aver messo, di stare a vivere in una sorta di villaggio globale, dove le diverse anime, le diverse sfaccettature delle derive umane hanno trovato pace nell'incontrarsi, quasi come fossero tessere di un puzzle che si vanno mano a mano ad incasellare e che forse oggi realizzano la cooperativa al di là dei sogni. Uso sempre dire questo. Sono convinto che al di là di ogni sogno c'è la possibilità di costruire una realtà sognata. Ci fa caponare la pelle sapere di storie di persone che sono andate via dall'Africa 17 anni fa, quando praticamente la moglie era incinta e non hanno mai visto il figlio. E essere stati noi, grazie a questo progetto, a riportare in Africa per vedere almeno per la prima volta il figlio, genera quel senso di dire non è giusto, non è giusto. Loro mi richiamano, con la loro vita, con le loro storie, richiamano tutti quanti noi a ripensare completamente alla parola solidarietà. A che cosa significa oggi essere solidale nel mondo? Andiamo ora in Brasile, dove una chiesa avventista ha portato pasti caldi a 50 persone che vivono per strada. I giovani del progetto Caleb hanno distribuito 50 litri di acqua e 100 scodali di zuppa, oltre ad abbracci, canti e preghiere. Questo per far capire ai volontari che il cibo non è l'unica fonte di nutrimento. La responsabile del gruppo ha spiegato: abbiamo cercato di far vedere ai ragazzi che spesso chi vive in questa situazione non vuole solo cibo, ma anche un semplice abbraccio. Diciamo al gruppo che abbracci e contatto visivo sono molto importanti. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Il progetto Caleb è realizzato da diverse chiese avventiste brasiliane. Le iniziative si svolgono durante le vacanze scolastiche di gennaio e luglio. Lo scorso gennaio, le comunità a sud di San Paolo hanno realizzato 19 progetti e aiutato 374 persone. Il 2017 è un anno di ricorrenze, una in particolare è molto importante per gli avventisti. 125 anni fa veniva pubblicato per la prima volta il libro La Via Migliore. L'opera è stata scritta da Ellen White, cofondatrice della Chiesa, ed è una guida per aiutare i lettori a conoscere Gesù in maniera personale. Affronta argomenti come il pentimento, la confessione, la fede, l'accettazione, crescere in Cristo e la preghiera. Dal 1892 La Via Migliore è stata tradotta in più di 165 lingue. Per l'occasione di questa ricorrenza, la casa editrice ADV sta preparando due edizioni speciali del libro. Una tascabile, tutta a colori, che avrà un prezzo molto contenuto, ed una di pregio, in formato album, che avrà una tiratura molto limitata. Nei prossimi notiziari ritorneremo sull'argomento e daremo nuovi aggiornamenti. Nell'attesa vi incoraggiamo a riaprire questo libro, da soli, con la famiglia o la comunità. In Nuova Zelanda i volontari avventisti hanno creato un ministero per aiutare gli emarginati. Quando le hanno detto che i suoi due gemelli le sarebbero stati tolti subito dopo il parto, Tania era in prigione, ha pianto forte e chiesto compassione. Dio ha ascoltato il suo grido e le ha mandato tre persone per darle una nuova occasione di vita e assistenza a lei e ai suoi bambini.
Tania è stata accettata nella Fondazione Grazia, un ministero avventista che offre alloggio e consulenza alle persone emarginate della società, soprattutto alle donne che escono di prigione dopo aver scontato la pena. La Fondazione ha attivato il suo programma di accoglienza dei neonati, svolto in collaborazione con ADRA Nuova Zelanda. Ha dato così supporto e speranza a questa neomamma in difficoltà. Concludiamo con una notizia artistica. È partita la nuova edizione del concorso nazionale di disegno, pittura, fotografia e video, organizzato dall'AISA a Torino. Gruppi scout, scolaresche e singoli individui sono invitati a sviluppare con fantasia e creatività il tema «Incontriamo Gesù». Il direttore nazionale dell'AISA ha spiegato: con un disegno, un dipinto, una foto o un video potrai realizzare artisticamente l'incontro con il personaggio più incredibile e importante della storia, Gesù. Il concorso è aperto a bambini, ragazzi e giovani, di età compresa tra i 5 e i 25 anni, e anche agli adulti. Il termine ultimo di consegna degli elaborati è venerdì 16 marzo 2017. Il concorso sostiene il progetto di solidarietà Raggio di Sole per regalare un campeggio estivo a un gruppo di ragazzi migranti o rifugiati. La cerimonia di premiazione si terrà l'8 aprile a Torino. Tutte le informazioni sono su news.avventisti.it. Questa era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo la prossima settimana con nuove notizie dalla Chiesa Avventista Mondiale e da quella italiana. Nel frattempo continuate a seguirci anche su Facebook e Twitter. Prima di lasciarci però vi dedichiamo un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel libro di Geremia, capitolo 31, versetto 3. Il testo dice: «Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso, dicendo: sì, ti ho amata di un amore eterno. Per questo ti ho attirata con benevolenza». Ora è proprio tutto e ricordate che ci trovate su news.avventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Arrivederci.